Eccoci, buongiorno e buona mattinata a tutti. Oggi ci trasferiamo virtualmente in Alto Adige, andiamo in Val Ridanna, presso l'hotel Schneeberg, che è uno dei più grandi hotel e resort dell'Alto Adige, ha una capienza di circa 600 ospiti e 140 dipendenti. E lo facciamo con il responsabile del marketing e della comunicazione, Giulio Antonazzoli, che saluto ed è in diretta con noi. Ciao Ciao Giulia. Ecco, Alberto, buongiorno a tutti. intanto com'è la situazione lì, diciamo nella zona di Vipiteno? Ecco, per chi non conoscesse il territorio, diciamo che la Val Ridanna è una vallata parallela, diciamo, al Brennero, no? Ecco, siamo praticamente a pochi minuti di macchina da Vipiteno. Sì, esatto, noi praticamente diciamo che il comprensorio nostro è definito Val di Sarco e in tutta la zona della Val di Sarco i numeri in realtà sono molto buoni, qui tra Ricine e Vipiteno i positivi sono C'è stati un po' di molto ritorno di voce, sai, Giulian? C'è un po' di positivi. ritorno acustico. Prova un attimo, vediamo. Prova a riprendere. Va meglio adesso? Sì, ora mi sembra di sì. E i numeri qua sono sempre stati abbastanza buoni e al momento in realtà sono, si potrebbe dire, ottimi. È 2 settimane che non ci sono nuovi positivi e di conseguenza qui da noi la situazione è buona. Anche in Alto Adige ormai si è stabilizzata, di giorno in giorno gli attuali positivi scendono di 30-40 al giorno e diciamo che nei prossimi 10 giorni si potrebbe raggiungere un numero molto vicino allo zero. Se si prosegue in questa tendenza. Abbiamo avuto anche noi inizialmente un po' di problemi qui in Alto Adige, dove comunque diciamo la situazione era critica, però si è risolta bene. Diciamo Ho che al capito. momento la situazione è ottima, tant'è che noi siamo stati anche tra i primi a così dire ripartire. Noi già dopo lunedì di Pasqua abbiamo potuto iniziare a uscire a piedi, con ovviamente le dovute precauzioni, la distanza di sicurezza tra le persone, però noi è già dal 15 di aprile che siamo potuti tornare a fare le passeggiate in famiglia o comunque a muoverci un attimino all'aria aperta. Non si sente benissimo, Giulia. Non so cosa è successo tra prima e ora. C'è un po' di ritorno di voce, si sente un pochino alterata. Ecco, Prova a stare provo un attimo a meglio. parlare. Mi sembra che ora vada meglio, sì. Prova a stare un po' più vicino, forse aiuta. Allora, per quanto riguarda il giorno di chiusura del 10 di marzo, no? Qual è stata la vostra sensazione, il vostro stato d'animo? Voi siete un hotel aperto praticamente tutto l'anno, avete, come ho detto, 140 tra dipendenti e collaboratori, per cui improvvisamente chiudere tutto e trovarsi di fronte a un lockdown di questo tipo. Sicuramente vi ha portato qualche difficoltà, magari che non era preventivata. Sì, diciamo che poi noi, oltre, ok, noi siamo aperti tutto l'anno, però la situazione da noi è diversa. Noi lavoriamo principalmente, metà del nostro mercato è proveniente dall'Italia, l'altra metà invece viene dalla Germania, Austria, Svizzera. Quindi ci siamo ritrovati nell'ultima settimana con diverse difficoltà, perché inizialmente sono state nominate zone rosse determinati paesi della provincia o della Lombardia piuttosto che del Veneto. Dopodiché l'Istituto Koch in Germania ha dichiarato l'Alto Adige zona rossa, quando ufficialmente ancora non c'erano casi, quindi solo per la nostra vicinanza alla Lombardia siamo stati definiti zona rossa. Quindi anche i primi ospiti tedeschi hanno iniziato a cancellare, a stornare o a non fidarsi, o comunque a chiamare. Dopodiché il sabato sera è venuto il decreto della zona rossa di tutta la Lombardia e quindi noi eravamo convinti di proseguire comunque o magari chiaramente la stagione stava quasi giungendo al termine, la stagione invernale, però eravamo convinti di proseguire a ranghi un po' ridotti. E, fin quando anche qua in provincia ci è stato consigliato comunque di chiudere la struttura e quindi
nel giro di 2 giorni abbiamo organizzato tutto e dall'11 marzo siamo completamente chiusi. Svolgiamo un servizio ovviamente di prenotazioni da casa, quindi lavoriamo, chi lavora da casa. E sì, abbiamo ovviamente il nostro numero di collaboratori è molto alto, ci dobbiamo Ecco, ti distinguere volevo ovviamente. chiedere, Giulia, per quanto riguarda il discorso dei dipendenti, avete usufruito dei sistemi appunto, che il governo ha fornito alle varie aziende, cioè vale a dire la cassa integrazione, licenziamenti preventivi oppure sospensione? Quali sono stati, diciamo, i provvedimenti assunti dalla proprietà? Sì, dobbiamo distinguere qua, abbiamo due, diciamo, in due rami. Noi abbiamo, essendo che siamo aperti tutto l'anno, comunque abbiamo una buona fetta di collaboratori assunti con un contratto annuale o comunque indeterminato, e mentre una parte del personale ovviamente va di stagione in stagione. Ci abbiamo tanti collaboratori che tornano solo per la stagione estiva, chi invece fa solo la stagione invernale, così. Chi aveva un contratto a tempo determinato, siamo arrivati comunque alla fine del contratto e dopodiché hanno potuto chiedere la disoccupazione, mentre per tutti gli altri, esatto, abbiamo usufruito della cassa integrazione messa a disposizione dal governo, almeno fino al 17 di maggio per il momento. Cosa succederà più avanti? Siamo anche noi in attesa di capirlo, dato che una riapertura prima di quella data è impossibile. Allora, la data di apertura, da quanto mi hai detto, il 25 di maggio o primi di giugno, per quanto riguarda la vostra struttura? Sì, Sbaglio? noi qua in provincia dovrebbe passare oggi il decreto, potremmo riaprire a partire dal 25 maggio. Ovviamente questo non ha nessun senso per gli alberghi, questo ha un senso per altre attività che possono ripartire già la prossima settimana, come i bar, così. Noi che lavoriamo comunque con ospiti che vengono dall'Italia o dall'estero, non ha senso per noi aprire nel momento in cui ancora lo scambio, la libera circolazione tra le regioni non è aperta. Di conseguenza noi adesso apriremo il nostro albergo il 4 giugno e quella data dovrebbe essere comunque attendibile anche per tutti gli ospiti che avranno la possibilità di muoversi. Bene, quali saranno le misure, diciamo che saranno messe in atto al momento della riapertura? Parliamo di distanze sociali, test, scanner test della temperatura, appunto, non so, distanziamento. Ditemi voi, ecco, si è parlato di plexiglass al ristorante, si è parlato di varie soluzioni. Soprattutto voi che siete un grandissimo hotel, molto capiente, il ricevimento, quale sarà il metodo, quale sarà poi l'animazione, i giochi per i bambini. Ecco, queste sono soluzioni, situazioni difficili da interpretare al momento, ma credo che abbiate già un'idea, no, di come Sì. attuarle. Allora, bisogna dire che per noi è molto complicata ancora perché finché non verrà deciso una possibile riapertura, finché il governo non ci permetterà, non è ancora stato stilato un protocollo che ci dice cosa dobbiamo effettivamente fare. Ci sono delle cose che ormai sappiamo perché le devono fare tutti, quindi per esempio al ricevimento verranno installati dei plexiglass piuttosto come al bar, al bancone. Il lavoratore con la mascherina piuttosto che la distanza ai tavoli del ristorante. Queste sono norme che, siccome le devono attuare i ristoranti, le dovremmo attuare sicuramente anche noi. Però, per esempio, non ci sono norme specifiche al momento su come funzionerà, per esempio, il buffet. Ci sono molte ipotesi. La soluzione più probabile è: ok, noi metteremo anche lì dei plexiglass e il buffet sarà possibile utilizzarlo con la mascherina e i guanti, molto probabilmente. Queste sono cose che però ancora stiamo aspettando una risposta. Quello che è sicuro e quello che già sappiamo è già stato attuato, quindi da quando noi apriremo saremo sicuramente in linea per rispettare tutte le norme igienico-sanitarie previste. Un'altra cosa certa è la capienza massima che potremo avere, perché è data dal volume della nostra struttura, quindi noi avremo un'occupazione massima di 350 persone circa,
e di più non si potrà avere. Di conseguenza, il nostro pensiero guida in tutte le precauzioni che stiamo prendendo è far usufruire agli ospiti di tutti i nostri servizi come se nulla fosse, come se il coronavirus non facesse parte della nostra vita, almeno per la settimana di vacanza che gli ospiti rimangono da noi. Anche al mini club iniziano a esserci delle voci, ci sono diciamo delle regole per i camp estivi e così via, quindi possiamo intuire anche noi quello che verrà detto anche a noi. Allora, per esempio, che i gruppetti non possono superare le 6 persone, di cercare di stare all'aria aperta il più possibile, però tu conosci la nostra struttura, abbiamo un parco esterno gigantesco che ci permette veramente di usufruire. Ci sono anche le piscine, un bellissimo centro benessere, ecco, infatti, molto grande. Sarà un problema, no? Le piscine esterne le potremo sicuramente utilizzare, così come il nostro giardino, il parco, ma anche le attività di animazione che noi svolgiamo per gli adulti, quindi le escursioni, piuttosto che anche gli allenamenti, sono tutte cose che possiamo portare avanti e che potenzieremo in questo periodo. Quindi ti faccio un esempio: il corso di yoga che noi normalmente facciamo nella nostra palestra lo faremo all'aria aperta, vicino al laghetto. Anzi, utilizziamo diciamo questo momento per reinventarci e magari per cogliere ancora qualche opportunità in più. Pronto? Mi senti? Sì. Sì. Tu no? Ok. Ti volevo chiedere una cosa, per quanto riguarda invece una domanda, una ricetta che tu vorresti fare al governo locale, magari o quello nazionale, per poter diciamo sopperire alla carenza di fatturato di questi mesi. Essendo un albergo aperto tutto l'anno, chiaramente avete avuto un deficit finanziario dovuto a questa chiusura che non è dipesa da voi, no? Che cosa appunto chiederesti al governo? Ma guarda, se per te è ok, non inizierei a fare richieste. Io sono convinto che il governo sia trovato in una situazione mai vista prima e che nessuno di noi vorrebbe trovarsi in quella situazione. C'è anche da dire la verità che noi siamo l'Italia per quello che siamo e abbiamo una situazione economica che sappiamo qual è, quindi io faccio fatica a comprendere gente che paragona l'Italia con gli aiuti economici ricevuti dalla Germania. La Germania è uno stato solido e è una differenza, è un dato di fatto. Penso che stare qui a criticare quello che hanno fatto così non ha molto senso, a dirti la verità, e io faccio fatica a comprendere queste critiche nei confronti del governo. Capisco ovviamente, certo, perché siamo in una situazione non piacevole anche noi, è chiaro, però la situazione qui bisognava decidere tra la vita e l'economia, e sono contento di vivere in uno stato dove al primo posto c'è la salute di tutti, perché quando tocca magari i nostri genitori o la mia di nonna, solo perché è una persona a rischio, ovviamente sono contento che è stata presa questa decisione. Quello che mi sento però di chiedere è di dare a tutti i settori, come a noi del turismo, per gli alberghi, così, una chiara data di riapertura, quando saranno riaperti i confini, per poter almeno programmare quando possiamo ripartire. Perché se tutto quello che adesso non abbiamo soffritto ormai ci è stato tolto e non lo riprenderemo più, almeno di farci ripartire come si deve, con delle linee guida chiare, con delle date, con delle informazioni su quello che possiamo e quello che non possiamo fare. Questa è la cosa che mi sento di chiedere al governo. Benissimo. Senti Julian, ultima cosa, se vuoi fornire i dati della tua struttura, parliamo di sito internet, indirizzo mail, indirizzo numero telefonico per potervi contattare, chiedere informazioni, soprattutto per quei clienti che magari sono clienti abitue che volessero venire nel periodo estivo e volessero avere delle informazioni più dettagliate. Ecco, io ti lascio appunto questo spazio per promuovere appunto l'hotel Schneeberg. Sì, noi siamo comunque a vostra completa disposizione già da oggi, o lo siamo sempre stati, quindi attraverso i nostri soliti canali, che sia il sito internet piuttosto che telefonateci senza problemi,
al nostro numero, siamo a completa disposizione, siamo tutti i giorni al lavoro per voi, per le vostre domande, per le vostre richieste. Dal 4 giugno siamo ufficialmente di nuovo, riapriamo ufficialmente, quindi garantiamo a tutti i nostri ospiti una possibilità di cancellazione o comunque di storno entro 2 giorni prima della data di arrivo. Di conseguenza non preoccupatevi, se ci dovesse essere una seconda ondata non vi succederà niente, tutto quello che avete prenotato verrà semplicemente cancellato e non avrete nessun costo. Non richiediamo una caparra per incentivare appunto una prenotazione più tranquilla da parte dell'ospite e non vediamo l'ora di riaprire e di tornare a lavoro normalmente alle nostre vite quotidiane. Benissimo. Allora Giulian, io ti ringrazio, ti chiedo cortesemente di rimanere in linea perché poi dobbiamo fare una breve chiacchierata offline. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima diciamo puntata di Corriere del Turismo dedicata al Covid-19 domani mattina alla stessa ora. Buona giornata a tutti. Ciao, a presto.